Questa è la sesta edizione di World Skills e come Agenzia Piemonte Lavoro siamo felicissimi di essere qui anche quest'anno a festeggiare i ragazzi che si sono misurati nel competere per vincere nella propria professione, nel mestiere che hanno scelto di intraprendere. E per noi è importantissimo perché abbiamo la possibilità attraverso questo format di mettere in evidenza le eccellenze del sistema della formazione professionale piemontese. E credo che questi ragazzi, oltre ad essere soddisfatti per il percorso che hanno fatto e quindi per la medaglia che hanno vinto, debbano essere altrettanto entusiasti per aver compreso una competenza fondamentale, che è quello di aver acquisito la consapevolezza del proprio valore. È davvero importante per loro aver intrapreso questo viaggio, aver capito quali sono i propri punti di forza, quali sono i propri punti di debolezza e in qualche modo aver sperimentato in questa competizione la resilienza, la capacità di vincere l'ansia e la pressione. Quindi forse non ne sono consapevoli pienamente, ma aver raggiunto questo tipo di consapevolezza, passatemi il bisticcio di parole, è fondamentale ed è una delle competenze più importanti da spendere nel mondo del lavoro. Sono 10 anni che Agenzia Piemonte Lavoro organizza i campionati dei mestieri World Skills Piemonte. Noi siamo orgogliosi di questo risultato, non tanto per la grandissima partecipazione, abbiamo avuto più di 3.000 studenti in visita, abbiamo 130 competitor, 80 enti formativi partecipanti, 80 expert e persone che arrivano da tutto il mondo per vedere e supportare l'evento come i nostri sponsor. Ma non è tanto questo, quello che ci rende orgogliosi è quello che vediamo durante la cerimonia di chiusura, le emozioni, i pianti, l'orgoglio, le arrabbiature. Questo ci fa stare bene, ci fa pensare che sia un progetto valido e su cui vale la pena investire e puntare in futuro. World Skills è un'organizzazione internazionale che promuove la formazione professionale e l'istruzione tecnica attraverso diversi progetti, ma il clou sono le competizioni dei mestieri, quindi delle gare dove gareggiano giovani ragazzi, soprattutto provenienti dalle agenzie formative, dalle scuole, e che sono valutati dai loro docenti. Noi come Piemonte organizziamo World Skills Piemonte, per l'appunto, le competizioni regionali e selezioniamo i ragazzi che parteciperanno poi ai campionati europei, ai campionati nazionali e ai campionati mondiali. Per me rappresenta, dopo anni di fallimenti scolastici, un traguardo che non avrei mai pensato di rimanere, cioè di fare in una scuola che non era per me. Invece, entrando in CIAC, sono completamente cambiato, è cambiata praticamente la mia vita in tutto questo. Rappresenta i sacrifici che ho fatto in 4 anni di scuola, perché ho iniziato da zero e sono arrivata dove sono adesso. E vorrei ringraziare soprattutto i professori e l'expert che mi sono stati tanti vicini e mi hanno insegnato tante cose. Alle medie non andavo molto bene, avevo dei problemi con l'istituto e grazie alla performazione e alla mia famiglia sono riuscito ad avere questa opportunità e trovare un settore che mi appassiona e oggi sono qui grazie a questi motivi, quindi è una rivincita per me. Beh, per me è una rivincita, anche perché ho gareggiato poco fa a Lione come per i mondiali e venire di nuovo qua, tornare alle origini e avere la possibilità anche di andare agli europei per me è tanto, tantissimo e ripeto, una rivincita a tutti gli effetti. Al di là dell'esprimere la mia creatività, e sicuramente le competizioni ti permettono di farlo, è importantissimo relazionarmi con le persone, con il cliente e il potere psicologico che noi abbiamo su essi. Questa gara è stata molto emozionante, sinceramente anche se è un po' negativo non avrei mai immaginato essere arrivato a terzo posto con i competitor che avevo come rivali, avrei pensato di arrivare molto più giù, però devo ringraziare i miei professori e le persone che hanno creduto in me.